Un buongiorno cari telespettatori, è una giornata ricca di notizie, quella odierna, ma passo subito la parola al nostro inviato, Davide. Sì, buongiorno direttore, sono qui in diretta dal giardino del Centro Giovani di Vittorio Veneto per raccontarvi della storia di Stella e Giulia e di come sono diventate amiche grazie alla loro passione per la musica. Proprio qualche settimana fa, infatti, Giulia, una delle ragazze più popolari nella scuola, in questo parco alle mie spalle, vede Stella e inizia a prenderla in giro. Stella reagisce e tra le due nasce una sorta di sfida. Te lo farò vedere. È vero, Davide, una storia che sentiamo spesso, cari telespettatori. Ma vediamo ora come è proseguita. Chiedo alla regia di lanciare il contributo video. Our time is short. This is your fate. I'm yours. Beh, non avete idea di cosa le hanno scritto, povera Giulia. Ora però vediamo come è proseguita la storia. Che cosa ci fai qui tutta sola? Non hai voglia di cantare o forse volevo dire stonare per i tuoi follower? Lascia perdere, non puoi capire. Hai visto come può cambiare tutto con un click, eh? Ah, senti chi parla. Beh, se fossi in te non avrei per niente pubblicato quel video. Hai visto i commenti negativi che ti hanno messo? Sì, non me lo sarei mai aspettata da loro. Pensavo di essere stata perfetta, intonata, vero? Ma secondo me sei solo stata una stupida. Ma almeno potevi riascoltarlo prima di postare. In fondo anch'io, quando ho iniziato, ho avuto le mie difficoltà. È sempre difficile iniziare da zero. Davvero? Anche tu hai avuto difficoltà? Non è che ti andrebbe di darmi dei consigli? Dopo che mi hai trattata così? Sì, so di non essermi comportata bene con te, però ci tengo davvero ad imparare. Concedimi una seconda chance. Questa è la mia, anzi la nostra passione. Va bene, dai. Ti posso insegnare qualcosina. Anche se non penso di essere una brava insegnante. Tanto peggio di così non può andare. Incredibile come sui social ci si senta liberi di esprimersi senza pensare che le parole hanno un peso e possono far male. Per fortuna la nostra storia ha un lieto fine. Giulia, infatti, ha ricevuto aiuto da chi non se lo sarebbe mai aspettata. Da oggi si guarderà bene lei stessa da fare commenti negativi sugli altri offline e online. Dal TG Giovani è tutto, grazie per l'ascolto.